entrai in chiesa, non c'era nessuno. Allora io, era le 7, e feci risveglio al sole. Mi misi una tuta per essere più libero nel corpo e nell'anima. Cercai il chakra. Lo trovai subito perché stava sotto la tuta, quindi mi misi il chakra e cominciai a fare respirazione, no? In do. Om. 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 Dopo 4 om mi stava a prendere sonno e ho detto meglio che cambi esercizio, sennò qua mi addormento, e om sulla navata. E quindi cominciai a riscaldare il corpo facendo il mimo, feci mezz'ora de mimo, feci 15 minuti de fune, feci 10 minuti de specchio e 5 minuti de margherita, e il corpo era riscaldato. E poi mi misi a riscaldare la voce, quindi mi misi con la tuta lì, mio. Me mua e io e. Dopo mezz'ora scese il sacrestano. Oh, che cosa ti urli, figliolo? Oddio, scusi padre, non sono il padre, sono Nicola il sacrestano. Che cosa ti urli, figliolo? Mi perdoni, l'ho svegliata. Mai svegliata? Mai fatto prendere un colpo? Io pensavo fosse scattata l'allarme. Poi ho detto, ma noi non lo teniamo l'allarme in chiesa. Ma chi è questo pazzo? Mi sono detto io. Che cosa ti urli? Oh, mi perdoni, scaldavo la voce. Scaldavo la voce. Oh, signore, ma perché? Sei del coro? No. Sei un testimone di Geova? No. Ma non si può strillare nella casa del Signore. Vai subito a fanculo fuori, zingare di merda. Io ti devo ammazzare. Io ti brucio con i ceri. Forza fuori, farabutto di linguendo. Ma ha cacciato fuori letteralmente. Io poi non potevo smettere di fare l'esercizio vocale. E quindi continuai l'esercizio fuori dalla chiesa, in un campetto adiacente, in un campetto di calcio dove giocavano una partita di calcio. Scapoli pregiudicati contro ammogliati ai domiciliari. Era un amichevole così che giocavano di tanto in tanto a Dragona, quindi chiaramente stavo sugli spalti insieme ai tifosi che incitavano i loro beniamini, così amichevolmente. Arbitro, arbitro, passiamo lì, han fame, vai sul 2, vai 4, gioca la palla, guarda l'uomo, spaccagli le gambe, dammi tu sorella, portami, e io fra loro, mio, insomma scaldata la voce, erano ormai le 10 in punto. Oddio, io tornai in chiesa, era gremita, era piena di parenti, tutti in attesa della sposa, piena di parenti, così veramente. Io allora non mi feci vedere, d'altronde ero la sorpresa della giornata. Per non destare sospetti, io mi misi proprio in fondo alla chiesa, anzi proprio proprio per scomparire agli occhi degli altri. Io quando si avvicinava qualcuno facevo finta di essere appena arrivato. Infatti dopo 10 minuti l'acqua era finita e io ero completamente zuppo. Tornò al sacrestano e mi disse, oh, ancora tu sei? E dico, ma qui c'è un via vai del genere. Ma hai finito tutta l'acqua? Hai finito tutta l'acqua santa? Lo so, ma non si può, figliolo, finire l'acqua santa, un sacrilegio. Ma questa mica è acqua della fontanella. Questa è acqua benedetta. Adesso chi è che va al vicariato a prendere una damigiana di 5 litri di acqua santa? Chi ci va? Chi ci va? Non saprei. Affanculo fuori, già te l'ho detto stamattina. Zingre di merda, io ti devi imbiccare con la corda del prevede. Disgraziato farabutto. Mi è corso appresso, il sacrestano. Meno male che era leggermente claudicante, quindi io velocemente scappai e riparai all'interno del confessionale.